Che cosa ti manca di più dell'Italia? Mi mancano i cieli stellati d'estate, mi manca la genuinità dei nostri cibi, il nostro gusto del bello e soprattutto il calore e l'autenticità di noi italiani. Chiara Pecorini, piacentina di 39 anni, vive a Helsinki, sede dell'Agenzia Europea dei Chimici, dove lavora dal 2012, un traguardo prestigioso raggiunto dopo anni di studi, ricerca ed esperienze all'estero. Attualmente mi occupo sempre di sostanze chimiche, della loro sicurezza, in particolare dei biocidi. Sono quei prodotti che vengono utilizzati per proteggere l'uomo, gli animali e i materiali da organismi nocivi. Un esempio di biocida sono i repellenti che applichiamo sulla nostra pelle per difenderci dalle zanzare. Dell'ambiente dove lavoro mi piace molto il fatto che sia un ambiente multiculturale, si parlano tante lingue, noi lavoriamo in inglese, il lavoro è molto, molto interessante, ogni giorno posso dire di imparare cose diverse. Se l'opportunità lavorativa che stai vivendo attualmente fosse stata in Italia, saresti rimasta? Sarei sicuramente rimasta, sì. Il motivo per cui sono partita per la Finlandia è proprio stato per il lavoro, perché le condizioni che mi avevano offerto anche il percorso lavorativo era competitivo. In Italia, in quel preciso momento, quando ho deciso di partire per la Finlandia, non avrei trovato una situazione simile. Quali sono i pro e i contro della vita in Finlandia, ad Helsinki? Sicuramente i pro sono il fatto che c'è un'estrema organizzazione su tutti i livelli, a livello amministrativo soprattutto. Per certi versi è molto facile vivere in Finlandia. Le cose funzionano, i mezzi pubblici non hanno mai avuto problemi, anche se le temperature sono molto sotto lo zero. È una città molto a misura d'uomo, ci sono tante aree verdi, molti spazi comuni dove ci si può trovare, stare insieme. L'aspetto negativo è il clima, perché gli inverni sono bui e interminabili e le estati sono bellissime, però durano sempre troppo. Chiara Pecorini ha raggiunto il suo traguardo con determinazione. Ai giovani consiglia l'esperienza all'estero per aprire la mente e soprattutto consiglia di studiare le lingue, il modo migliore per integrarsi.